Serata dedicata alla mediterraneità, quanto è importante e cosa rappresenta per il mondo? Beh, insomma, lo spirito mediterraneo è una componente essenziale della cultura di tutti i popoli che si affacciano su questo mare interno, no? E in fondo siamo tutti collegati, al di là delle religioni, al di là dei credi, al di là delle storie nazionali, insomma, questo mare che ha dato origine allo sviluppo della civiltà ci unisce enormemente. Quanto peso ha la storia del proprio passato nelle sue creazioni, nelle sue opere? Ma guarda, io dico sempre che voglio essere qualcuno che ha i piedi nel passato e la testa nel futuro, no? Per cui l'origine della tua cultura, della storia del tuo paese e dell'area in cui vivi è essenziale per sviluppare un pensiero progressivo e, diciamo, anche, come dire, innovativo. Come ha trovato il suo stile, oppure se crede di averlo trovato, perché poi il fotografo gira il mondo e ogni giorno incontra qualcosa di nuovo? Ma lo stile in realtà io non ho mai creduto di averlo, e poi è stato giudicato a posteriori, quindi credo che sia proprio nel DNA, diciamo. Quando tu trovi, abbatti la barriera tra quello che sei e quello che fai, vai nel profondo e trovi te stesso, lo stile è già dentro di te, perché noi siamo unici nell'universo, ognuno di noi è unico nell'universo. Nella sua biografia lei scrive: fare foto è inventare, indagare se stessi, trasformarsi in uno sguardo diverso dal mondo. Me la può commentare questa frase? Sì, io dico che appunto la nostra diversità va cercata, e tutti noi siamo, come dimostrano le impronte digitali, unici nell'universo. Quindi il nostro sguardo nel guardare il mondo, se non vogliamo diventare parte di un gruppo, ma vogliamo diventare, diciamo, autori di noi stessi, è già dentro di noi ed è uno sguardo distonico, cioè leggermente diverso da quello di tutti gli altri esseri umani. Come rappresenterebbe la mediterraneità nella fotografia, in una fotografia? Ma forse in questa incredibile linea che divide cielo e mare, no? E che si fonde a volte si distingue, insomma, in questa essenziale linea meravigliosa che è anche una linea, diciamo, dello spirito e dell'intelletto.